cappellino poverino. Mi dispiace. Ma secondo me c'è stata qualcosa che non va, perché tu sei bello con l'uccello e la piagno tutte le notte. Per mai rulate. Quella non è buona, rulate e leggere. Buongiorno, mamma! Buongiorno, Michele. Ma che c'è molto con su, c'è? Tu l'avevi spanne le pinne e lavate. E allora? Non ci stava manco una. Ma guarda un po', eh? Certamente, l'avamo stesi ieri, ma non è una corda. Ah, una felice. Vabbè. Livamela da ette che mi sono sporche. Ma fammi capire un po', ma se le pinne non ci stava, che li portate a fa? Oh, ma che cosa te ne avevo da portare? Allora so pensate, se porto una bottiglia queste sacrete che bere. Un piatto, ma può pensare che mi mangi le cose della casa. E allora so finito in un renale. Ma se pensate che c'è pesce. Michele, ma che mi fidi? Come ti ha fatto? Ma che è successo? Ne stavo in le mani in mano, come mi dette tu? No, Michele, mi sa che non ci avevamo capito. E che sta casa non scherza per niente, perché le padrone esigente, pure sì. Quindi vedete comportate buone. Mamma, io me ne vuoi imparare a fare le cose della casa. Noi ora ne vuoi diventare brava come te. No, Michele, Giuseppe. Allora, ma te la spiego, questo non è un posto per te. Ma perché che giorno di padrone mi ha detto che potevo ne darmi una mano, ma solo per preparare un battesimo. Quindi non serve a far prendere, perché se ne accorge. E dopo è peggio. Anche perché tu zaresci una svado tu, pura. Se ti ragione. Meno male. Ogni notte non so dormire per niente. Meglio non è nato questo. Mi sentite pure tu a piangere, Lucetta? Ma quello mi che piagnava. Avrò visto che assurge e strillava. Ma chi? Vergogna. Ma che ci dici? Ma io ne so come si chiama lo sorge. E te che te l'ha detto? Michele. Io scendo a parlare della creatura, lo fedele e padrone. Ma non si chiamava Romoletto? Ambe. Questo ancora non si sa come si chiama. Mistero. Un uomo ancora non si sa, ma già va presso le sorge. Un fenomeno. Niente, io mi tengo da rassegnare che te è tempo perso. A parte che te, niente, già sta speranza. Se vede, che ancora non ti rifai. Beh, non ne sono mai tenute. A boh, sei ancora giovane. La resta tua. Beh, certo, che una pezzetta cascia che lo prove. Michele, funziona che prima ti incontrano un giovane, te ti da fidanzare, sposate e dopo si riesce a crescere le mani, arriva in gioia della casa. Oh, ma proprio questo ti volevo domandare. Ma secondo te le posso incontrare, ecco, non spose? Ecco, ma come ti calmenta? Michele, tu è che ti ha solo pensato a fatire e bacio, non allo sposo. E Marco Manne, che le becche! Tu mi ti manca a guardare, capite? Mamma, tanto è brutto che non si può guardare! Ma che brutto è brutto, non ti ci stupidaggine! È gente ricca, non che roba per te! Ma io non so se questa è signora! È signore, c'è gente ricca! Però io, la signora non la so fatta mai! Però potessi guardare quello che vengo in bare! Michele! Tu ascolta me che ne sbie. Va buono. Ecco. Mamma, allora dove vi? Ma hai fatto colazione? E sì, la si è fatta manco me quando mi sono alzata. Ci ho mangiato le spaghetti di pistilliere, un piatto di sardo e le bevendo un grillo. E quando te l'avessi mangiato tutte queste robe? Appena mi sono alzata, in un bello bicchiere di vino. Ma sei lì? E lì sette. Rosina! Sì, ancora, con un bicchiere di vino. Oddio! Ma tu con bosta che sei alzata Teresa. Fermi. Oddio, signora. Sì, Rosì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Michele. Buongiorno. Buongiorno. Sì, che nottate, guarda. Che nottate. Ma lascia perdere, signora, per favore, io sto dormendo per niente. Ho luce della voce. Michele, non si dice. Vattene da là, Michele. Va. Oddio,
Ma andrà nuttata, va fatta al fa. Sente, guarda. Sente, non mi dici niente. Caso passate una nuttata andira a nazzetarle. Solo mezz'ora fa mi sa dormite. Io ne saccio come cosa fa, guarda. E un padrone? Ma chi, Giovanni? Ma Giovanni, poverelle, senza fa 8 ore di sonno, ha finito ancora. Gli è scoppiato un dolore di cocce che nemmeno riesce manca a sponne quando parlerà. E mo per fortuna si è potuta dormire un po'. Speriamo che dure. Anche perché Rosito li si. Cauie, che arriva la genitura mi e la calma finisce, io già lo sancio. E l'uvera, l'uvera, la genitura vostra. Signor. Ma che signore, dai, ma tu mi dici di nasce, chiamami Teresa. E l'uvera. E quando eri bella, però siete la padrona. Ma voi, e gli... Va buona, Teresina. Io vi curavo dice che mo che arriva la mamma vostra, sicuramente vi saprà consigliare. Beh, la mamma pure essa. Speriamo. E intanto Giovanni è già mandato a contattare il dottor Rispoli per trovare anche uno che ci può aiutare. Una baglia! Proprio quella che stava a pensare io notte. Per caso un latte non è buono, quella lucente le insazie e piagne. Ma a me dispiace, Rosì. Ma io sono la mamma, io te ne sono data su latte. Lo so, però non vi potete arruvenire la vete. Ma è quella genotte che non dormate me pure. 16 notti senza dormire. Notti. Notti. Gli stende come uno straccio. Rosì. Dimmi. Rosì, mi piacere. Mamma chiama Fede. Subito. Le vuoi mandare a chiamare un medico? Gli dico o che venga subito la bagna. Se è questa la decisione da prenderla, è meglio farla subito. Sì, hai ragione. E comunque io ci che pensa una cosa, Giovanni. Te la mastere tu ti da dormire in un'altra camera. Ma che niente giusto che soffriamo tutte e due. No, Teresa. Gli figli si fa in due e si crescono in due. Sì, ma tu ti da così, ma nemmeno la mattina da poco mastici. E perché tu pure? Tu che fai da No, signore, signori, Giovanni mi fa dire. Glielo vedo, Michele, scusa se ogni tanto tu te le potessi fare fatta tu. Scusa. E da potere, amore mio, ma tutte la casa, le masciate. Signore Pedro, tranquilla, che manca la signora Vanilla. Ma è tutto mamma. Mamma, fai non si risponde, vediamo come. Michele, tu e Michele hai posta rotta. E mo li si può fare. Facchiamo un medico e dia o che venga ecco urgente. E come faccio? Ma com'è come fai, Michele? Ma com'è come fai? Alzi le gambe, prendi la porta, cura un medico, tutti lì e lo fai venire. Ma se non mi apri la bocca. Perché non ti ammette la bocca, che le cose te li padrona, ma tutto lo resta la compressa con calcio. Almeno vedermi se è una femmina seria, se è una femmina pulita e soprattutto se ci piace. Ma tu hai ragione, Giovanni, ma sei sicura che hai il latte? Ma scine, Teresa, ma non puoi, c'è chi ci costa. E dopo, se lo manda il dottor Rispoli, sarà sicuramente una persona fidata. Ma scine, hai ragione. Beh, comunque, Giovanni, sono contenta che io vedo pure mamma. Almeno io posso domandare così. Ui! Maniere domenica per un battesimo. Ma no, Giovanni, ero qui, ma che fate la cude? Ma perché ti scuri la cuccia subito? Che fanno di far piacere che vedi genitura mia? Avanti. Teresa, ma chi ti dice? È soltanto che se avessimo risolto il problema della baglia, mo stavamo più tranquilli e potevamo preparare il battesimo. Ma lo facevi, non ti preoccupare, dai, lo facevo. Teresa. Le genitura tue, le genitura mie, come neanche quando si parla, ma mai in zimbra, mai! Ma te ne ricordi che sto citando la mia voce? Le genitura tue, le genitura mie sono incompatibili. Scene, questo è il vero, va? A mamma, però. Mo non abbiamo che mammina, Ma è che non si tratta di mammina, è che è mamma. Se vogliamo, solo papino in offensiva. Scine però a livello di confusione pure essa fa la parte sua. Scema, perché pure lei ne sta buona. Guarda, mi dispiace la sì che se ne è uscito di gocce.
Però Giovanni, io penso che a questa volta potessi essere tranquille. Per le mie tu si incontrerà solo alla cerimonia. Che può farla? Dai. Speriamo poco. Anche se te... Te che mi risolvo un altro problema, mi risolvo. Non ti andrà ancora. Giovanni, cosa c'è? Te che il nome! Il nome, Teresa! Ancora questa storia? Ma guarda che lo sapevo benissimo come si chiama. Si chiama Vittorio, S. Vittorio? Sì. Come parlo? E certo. A me mi pare che stavamo d'accordo su Romolo. Ma questo è il vero Romolo. Ma Cina, avevamo detto che è il mio, che se no a papino gli dispiaciamo. Ma guarda un po', ma che significa, scusa, allora a papamino gli può dispiacere? Ma da pomoni finite di dice, capace, se ci sta chiunque la voce. Se ne manca un S, dai. Sì, mio papino. E mammina? Mammete, ancora che mammete! Ma allora lo vede che gira a gira lo problema si presta alla fine, te lo so dette. O te che te ne scorda che la casa è esci tra il garage. E da qui fammi capire, non fosse buona che non va a papino. No, non fosse buona. E perché? Punto primo perché ti so detto certe volte che non mi piace. E ti piace te, e da qui perché ogni volta marchiccia sta storia che ci ha regalato la casa. E va buono, ci ha regalato la casa. Scusa ma boh, li soldi per redarle, li terre che ce l'ha data, guarda. O te, te che ogni tanto te ne riesci che si toglie, però... Ma... Papone, le parli di chi? Papone, Rosì, per piacere, la camera di mamma e papà. È già pronta, grazie. Rosì? Sì. Rosì, per piacere. Mamma Pia, 10 occhi di calmante che mi ha ordinato il medico. Ma che ti pigli? Subito. Ma no, non mi pino, li faccio cagnare. Dalla cucina alla terrazza, dalla terrazza alla cucina. Ma se non mi pino, Cristina, cuscente nervoso. Ma quanta me l'avessi pino? Ma se ne manca bagnate, ma ti fa male da poco. Dio Teresa, amore mio. Ma allora mi vuoi bene? Allora faccio una cosa. Non mi vai a mangiare qualcosa e poi... Torno! Aspetta! Aspetta per qua, te che il amore mio, aspetta! È il vigro! Rosy, Pugliese! Oddio, Rosy, che dici tu? Facciamo buona pista a Bari! Ma certo che facete buone! Non può piacere da malare! Allora, signor Giovanni, mi fa bene a pisci cose, ma è giovane! Ma gliene so dette, ne sentite? Ha detto che avevo per forza! Oddio, Rosy, questo lo vedete! Va, apri, per piacere! Oddio, per me! Che sperino buona! Prego, dottore, buongiorno. Buongiorno, dottore. Eccomi. Buongiorno, signora, che è successo? Beh, oddio, dottore, che è successo? Non dico io. Ma che c'è da fare così di corse? Così. Aspetta che c'era un'urgenza. E così mi ha detto il padrone. Oddio, mio Michele, ma Giovanni non ti ha detto che ci stava in urgenza. Ti ha detto che te ne aveva venire con urgenza. Vabbè, lasciamo perdere, dottore, mi dispiace. Su. Beh, ti piace pure a me. Mi sono scapicollato per non ricordare. Capo non mi ha detto niente di che si trattava, insomma. Il padrone mi ha detto, chiudi questa bocca, io vedessi sempre. Michelia, Madellaia, che mia. Mi dispiace. Oddio, che corse, ce ne volevo proprio. Tutti dottore! Mirla! No, ma scusi, ma voi trovate il bicchiere dove è così se siamo andati a mannare? Queste erano calmante di Giovanni, se ne dite. Ma è? Un calmante che so prescritto lì. Sì. Oddio. Oddio, ma che succederà? No, dimmi. No, no. Vista l'agitazione che mi ha fatto via con lì, male non mi faceva. Allora, insomma, me lo ha detto che è successo. Dottor, marito mi va mandato a chiamare. Mo sta a fare colazione, me le vai a chiamare subito. Accomodetevi. Sì. Ah, abbiamo il corno di là. Dottor, intanto vi posso offrire qualcosa? Sì. Prego. Un bicchiere d'acqua fresca. Senza niente d'andro. Certamente, come mi vedo voi. Dottore carissimo, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno, dottore, buongiorno. Scusate se vi abbiamo importunato di prima mattina, prego, si accomodi. Grazie. Ma qua la situazione è diventata insostenibile. Il piccoletto, non dorma ancora. No, dottore, non ce la facevi più, guarda, stiamo proprio... Teresa,
fa parlare a me, che se no il dottore non capisce niente. Beh. Dottore, Nindi non dorme per niente. A voi annazzica, solo questa mattina si è addormentato un po'. Signor dottore, siamo arrivati, guarda, che proprio... Teresa, amore mio, ti so dite fa parlare a me. Dottore, noi dobbiamo risolvere questo problema prima che... Prima di non battere, mi ricordo! E dettagli, Giova, però, su! Legalmente! E qui ci metti un coccolone a tutte e due. E te ragioni, già sei nervoso! Ma a proposito, mi sono piano calmante! Rufi! Rufina! Eccomi! Ma lo calmante che t'ha messo un mannate, dove l'hai messo? Io le so portate, che da dopo... Me ne so finiti io! Dottore! Ma come voi state vedendo voi? Prima! Faccio dei sensi! Allora, abbiamo assolto questo problema, certo. Affrontiamolo! Come si chiama, eccetera? Vittorio! Vittorio! Dottore, stiamo ancora a decidere, ma sono gli ultimi di te. Va bene, allora lasciami bene. Comunque, io vi consiglio sempre, per prima cosa, di sentire un pegliato. Cine, dottor, già teniamo appuntamento per lunedì mattina. E scusami, Giovanni, volevo passare a Nizza, però dai! Ma le fatte, Teresa! E comunque, dottore, sì. Noi volevamo sapere se potevamo avere informazioni circa questa ragazza che deve arrivare per Baglia. Certamente. Muovo io e la facciamo. Oh, grazie, dottore, grazie. Però, mi raccomando, quando mi decidete, fulmine, io ci tengo. Oh, dottore, ma vi sembra questo il momento di pensare alle caville? E comunque, gli fulmine ne venne, mettetevele buone alla coccia. Ma non è che adesso vi rifiutate di fare questi piaceri per vedere caville? Ma no, io mi sto a dire che se per caso ve ne mandate. Ma non ci pensate prima a me, dottore. Ma è? Perché? Ma è? Non ho tolto di gamba! Oddio! Io mi stengo a sentire male! Ma com'è, dottore, mi siete a sentire male? Sì, a me, mi siete detto che questo calmante mi è pericoloso! Ma ogni tanto! Io sono venuto in 5 minuti! Ma sì, ma dottore, ma ne me la tapini! Scusa! Ne me la tapini! Fumo la patata! Voi! Ma dottore, calmente, dottore! Ma tu vuoi essere proprio un calmante? Ma questa è una piaccia di calmanti! Dottor, siete passati prima che vi addormentate. Noi vogliamo avere informazioni circa questa ragazza che deve arrivare a Rebaglia. Beh, è una brava ragazza. È sana, è nata, è nascita in una persona buona, precisa. È da tanto latte. Oggi, dottor, grazie, ma come si chiama? Mi scuso, come si chiama? Dai! Allora, si chiama Francesca Gherbina. Anzi, mo la compagnia, le vai a pena. Ah, posso, dottor, grazie. Grazie, dai, però, dottor, su. Va bene, dottor, aspetta, ma faccio una cosa. Ma mi faccio compagnia da Michelino. Ma come fai? Mi faccio più danno. Ma dottor, voi siete stitto. Mi dalla parte. Che cosa addorme qua? Michelino! Michelina! Michelino, accompagni numerica a 12DCS e soprattutto state attenti che non si addormenta. Ma che vuoi accompagnare? Ma avete fatto più lungo la mano? Ah, dai, io a domani, a proposito, come ha detto che, sa, che si chiama? Aspetta, mo l'ha detto, ha detto che si chiama Francesca. Francesca, sono sicura. Si chiama Francesca. Si chiama Francesca e sta finita da poco. E la figlia Vincenzo Ruzzone. Che cosa? Come si chiama lo padre? Vincenzo. È Vincenzo, ma da sempre Vincenzo, pure da voi. Sì, no, quelle Ruzzone sono un soprannome. Ma è gente pulita. Cine, gente pulita. Ma non metta morto il padre. Che cavolo, però! Ma dove può essere situato? E che sa fatturette da poco,
scemo. Ti va buono, ma io, amore, non mi piace già. Tu mi chiedi, mo, a Davenengebeca tu li conosci. Davenengebeca tu li conosci, questa ragazza. Mi sa accompagnare perché inza ci manca tua abete. E tu mi sa dici tutto quello che ci sta. Ma Michelina, ma che mi stai facendo? Michelina, che stai facendo? Gli ha messo cuffa. Che confusione. Amore, madonna. Ma cosa? Sì, io lo si guarda. Oh, che grande cuore. Che grande cuore. Perché ti voglio regalare sul bene. Ma prima di un battesimo, ma soprattutto prima che arrivi lì nel cadente. S'assolve. Menzina, è la prima e che è l'ultima che c'è questo problema, si assolve. Ma tu metti che ci facciamo, no? Perché ci voleva fare? Sì, aspettiamo che si sveglia. Ma non voleva portarla a letto. Ma che ti mattite? Ma che se non vuole questo? No, guarda, scende che dopo quando si sveglia se ne va del lampo. Allora, Rossi, mi vai a finire i vestiti, esci subito. Preparati, tu non ti preoccupare di niente, che ci pensi io. Allora. Ok. Che confusione! Basta, non so niente! Basta! Basta, ma te la sciapetta! Basta! E no! E no! No! Basta, mi metti indietro! Hai capito? E no! E se ti aspetti, io me la sbaglio, eh? Io me la sbaglio la casa, ti supporti in ciò! Golle solo di ama, madonna mia! Ma che c'è venuta a fare? Che c'è venuta a fare? Te faccio essere, che me la sbaglio? E invece hai fatto tu un po' di un prestito? Yeah. Perché io sono la tua figlia medica, poi... Non sono tanto la figlia, sono tanto la figlia. Certo. Sembra che l'hai fatta da sola, sta figlia. Ma d'altronde soltanto tu ci potevi lasciare. Tu e la Madonna. Buongiorno, papà. E buongiorno pure a te, mamma. Buongiorno. Scusate se ve le faccio notare, ma è che siete dentro la casa mia. Ma che vi sembra un modo di entrare a strellare una cucina dentro una casa? Ci sono messe una notte tantina a far dormire lo frechino. Ora, vedete come la sviete? Beh, facete più piane, tesoretto. Ti ho ragione, mamma, ti ragione. Ma non mi piace, ci faccia roba, sai. Ma sta zitto, quanto che fa? Perché te lo cuciono, così? Si prende te casta? Ma tu sta zitto? Eh? Fammi una treccia per la fiamma e madre. Parla piano. Parla piano, sì. Papà, mi ritorno le braccia, ti sei se mangi, stella sembra come una pizza. Certo, ma può essere, mi dici, può essere che avete fatto una vita al sempre, ancora non facete altri 20 kg, vedi? C'è via, io e mamma. Ma quando mai? Ma nonna non ti chiamo mai, non lo so. Giusto, ma quanto mai è pronto di scutare? Quanto mai, quanto mai? Non mi tocca, vado retro, vado retro. Dì un po' Teresa! Che cosa? Che ti faccio gustare senza domanda? No, no, ci posso stare con te! Ci posso stare senza domanda! Ma gente, guarda che tenete una faccia tosta tutte e due! Non te pelli sto mazzottino! Lascia sta la pelle, mi piace! Comunque, Teresa, avresti a parlare di noi! Qua sta la mamma! Qua sta la mamma! Piano! Piano, ti ha detto! Beh, devi pure forse ci vedi! Può essere un medico. Sono conosciuti, lo metti. E come mi fa questa rete? Mette la casa, volete che venga la mai, voglio andare un letto dalla casa, mi tocca a via. È una storia lunga. Se mi promettete che facete piano, moglie ma vede l'uscita e ve la racconto. Però, tenetela, fa piano. Piano, la fa piano. Piano, piano. Guarda, è da sapo, fa passare in samba. Ma quanto presente tu? Quanto presente? Ma se io sono la donna, so? Io sono nonna, d'accordo, dopo come si dice, la nonna è certa, la nonna non si sa. Oh, non prete, ma che te stai pensando? A parte il fatto che qua si dice della mamma, non della nonna. E da come tu, se tanto lo sa fare, io ne sono sicura la nonna. Ma qua piace, qua piace. Ma io volessi sapere che star dietro un'altra volta. Ah, guardate che se facete a cucina invece porta a vedere uccidere. Facete piano. Malotte, ma l'ho per l'unione che non c'è ma l'ho per come fa sta per lo sa che si prepara giornata di fuochi, che lo sembra come cane ghitter. Ma cosa li sti? Ah, ci vorrei che bada essa che può dormire.
Marconde, come siete? Ci avete parlato che la baglia cadette? Sì, no, ma ci sta parlando il padrone. Però speriamo che va buono, perché questo mi sembra un po' su feste. Che ci puzzavano la casa. Oddio, ben ci puzzava. Povera gente, del lustrone di Lipurco proprio lo carretta alla porta. Non si caccia puzza. Beh, ma io Francesca la conosce. Aveva venuto pure la scuola unete. Sì, peccato troppe ne fatte da scuola, La prima elementare solo quando sono fatta. E per tre volte. E comunque la prima volta che mi ha unete, e me ne accorgo, quella è una brava guaglione. Sì, però tu e mica non ci mette bocca. Anzi, accordatemi che lì tu hai spunto solo se il padrone ti interroga. Ma com'anna? E se non c'è sponna? Non birla, ma tanto non preoccupare che non c'è cemento nessuno da quando arrivate il genitore da Teresina d'andare a sta casa senza gambe più. Io ci tengo per niente a farmi altrua. Ma c'è, non c'è. Ma lo vesto, quante che peli, Vittorio, oh, che conosci! Che niente, non ti fanno detto, non tacchi di lei, perché non è detto! Non tacchi di lei! Oh, Vittorio, ma questo mi sa assomiglia a te! Ma te non ti dico No, non dire le stupidaggine! Ma se io tengo una seronga e quello te non ha succedendo una patanella! Lo so tanto che sta subiata, punta in pace! Fatte stare, oh. Ma no, ti ragione! Ma scusate, ma te ne vai di chi pure per un asse? Per piacere, dai! Ecco. Comunque, mamma, mi fate buona a chiamare la baglia! Ma scena, mamma, ma non vedete che l'uomo oggi sta! È stato per rete! Ma che bellina nostra che era! Tere, e pure tu, mamma! Sì, madonna mia, la fiamme, ma come te in tutte? Ma dovete? Oh mamma, ma sei sicura di questa storia? Io non mi riesco a convincere. Ma le due sono stupidaggine! Ma mi sembra che sei andata a te, mi stia a fare la mamma, le vuoi capire? Ti cazzo che fa pensare, ma che sto dicendo, Tere? No, non ci vuole abbagli, non c'entra da bere un latte da bere. Se la metti in carne, in forze. E se quella bella vedrai che la notte dorme di più e si appusa e pur tu mamma pur tu datti una bella assediata e fiorisce una migliera via me hai finita hai finita a toccare a me perché una volta tutti l'osso tutti l'osso ma ci ha morfito la mamma della chiesa non sono riuscito che ne sia l'imperi ma che t'ho bagnato ma ne senti qua ma che lo sapevo tu, ma chi sei per la mamma tu? Il lattato mai tu? Io non toccate mai una mamma e non sono mai al latte. Allora silenzio. Ma le sai come diceva la puttana di nonna, le sai come diceva? No, Vittor, non lo so e non me ne frega niente. La puttana di nonna diceva, la famiglia che non ha latte e la famiglia che... Te non te lo latte, ti può essere, Vittor? No, ce ne sei col capo. Ma parliamo della mia costa, Vittor, tu, queste cose non ci devi mettere il becco, perché non capisci niente. Tu capisci, tutta tu, Sina, saputo. Papà, per piacere, la pigli pure tu. Ma mi capite che io stingo nervosa, finché la lascia fine, in un'altra femmina, capito o no? Ecco, questo è la capo mamma. Ma che ci dà niente? Che ne sei che ti metterà nella casa? Ce l'hai una garanzia, la conosci, non la conosci. Se che la persona è strana, la guardiamo noi in barniesce, la guardiamo noi, non la pelle, papà. Ma non so. Vede che ce la consigli, papà. Cioè che lo mangia tu. Questo è un capriero mio. Guarda non me la fa la mente per niente, papà, non me la fa la mente. Tere, tu mi devi tappare, perché poi c'è dello spirito di contraddizione. Tu dici una cosa, ugualmente ti devi essere un contrario. So ma papà. Ma tu, come Roma. Ah, giù! Madonna mia, lo figlio mio, ma pure tu, che t'ha successo? Ma ti hai fatto brutto pure tu? Ma se la figlia cresce, ma qua? Non si dorme per niente. Che scicciso dorme? Lo so, è stata questa ragazza, speriamo che ci può essere un aiuto. La ragazza sarebbe la baglia. Bravo, hai fatto buoni di questo, papà. Ma ristavate già, sia mai. Mette giù un bel bagliare, ci vuole. Dovete la prendere che andate a portare anche a noi. Ma voi andate a te, cosa? Per su questo me la facesse pure una bella. Ma guarda un po', guarda un po'. Questa è una mandala calata dal cielo. Vinto! Ha fatto cagnare subito di te, che? Ha lasciato uno sguardo. Che so? Me lo so. Lo
famiglia. Allora, signor. Ma nonna, che signor? Beh, io mi chiamo Francesca, se vi posso essere utile. Non ti speriamo, guarda, intanto io mi sono preso del latte, faccio conoscere Vittorio. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci, Francesca, arrivederci. Oddio, ma facesse pure una pianta. Speriamo è buono. Almeno un bel problema risolto. Ma sì, ma che c'è? Ma non fai bene, l'importante è che te lo latte. Non ti preoccupa, che dopo per l'urista ci pensava, non ci pensa la nonna. L'urista che cosa? Scusami. Ti sacci di che l'urista parla. E tu stai a l'urista tu. Non ti vergogna per niente, che? Non ti vergogna per niente. Che ti può essere, che potesse essere la feia. Ci può essere la madonna. Scusa, ma che c'è la feia? Certo. Ma ti cazzo che io sono senza. Vittorio, mi stupzi chiaro, Vittorio! Mi stava lì, andiamo sulla camera, andiamo. Che a voi l'ha qua la qua, cammina, metti avanti. Sono te una volta buona. Buonamente. Mi vanno su un po', c'è la bella panna. Hai capito lo forza, eh? Oh, ma te un chilongo lo so, cioè. Dimmi, Kenny, tu che vuoi mi ci firmare, mi fai venire? Mi ricordo una sorpresa grossa! Allora? Non ci potrai mai credere! Beh, dai, Così, all'improvviso! Come che? Ma sei una sorpresa, è per forza all'improvviso! Te l'aspetti io? Ma che cosa? Ma questi che ne capite? Li sono visti dall'ala finestra della cucina! Oddio, ma Michele, ma che sei vista? Gli genitori tu sta arrivando! Ma mille papini! Dimmi tutte le disgrazie! Che mi poteva succedere? Ma che era più grosso! Ma no, ma non sono state disgrazie più grosse! Avanti, avanti! Giovanni! Ma hai visto che bella sorpresa che stavo facendo? Mammino! Mammino! E Mammino! Mammino! Ma come mai è che mi aspettava me sabato? Mi sa adatta qua, che voglio ero il pulito sabato e rire, che è domani! Sì, però mi dici di stupidaggine per piacere! Oddio, non mi ami li sacci perché non mi ha detto che non sabato, ma dopo, nasce stavi qui! Non vedeva l'ora di conoscere il Romoletto nostro. E capo si arriva il problema dell'antepatica della società. Ma le pozze spupazzambo di più. Non so fatti buoni che avrebbero nella sapote. Certo, ma mi sembra. Romolo, merci qua. Questo mo chi è? Mammina, questa è Michelina, la figlia di Rosina. Ha venuto a aiutarci cacca i giorni per preparare il battesimo. Sì, signor. Sì. E tu non si manca chi è ti citti in gola. Che mi sono vestito di famiglia. Te le dici io che ti sembrava a te. Signore, qui la borsa è il porto dell'acqua. Vabbè, io mi alloco, nel momento che mi sono estratto tutto il viaggio, lasciate proprio... Ah, Lumetica, Lumetica! Oh, ti mangi, senti fuori che anche tu! No, mamma mia, tutto a posto, mamma mia! Lumetica! Allora, che per chi è? Io non so chi sono, sì, però qui si gente sta nella noccia, se fai così se ne esci completamente, ma sì, ma se si va a settare sopra Lumetica, se si va a settare... Oh, che c'è la maschera? Ma pure Lumetica! Sta dormendo alla casa tonna, non è una cosa normale comunque. Mamma mia, è una lunga storia. Però non è una cattiva idea. Pure io mi tengo io dormendo che le case del lì. Perché da quando mamma te ha comprato un trattore, non si dorme più. Un trattore? Perché mammina mi ha portato un trattore. Sì. Tutti i pomeriggi, appena tutti di tutto, appena ci mettiamo un letto, sai che ti ha picciuto il trattore. Non si dorme, da quanto vuole pomeriggio. Non si dorme mai. Romolo, Rubinati, state zitti, Romolo, per il tuo bene, io te lo dico. Questo se ne sta sci completamente, se continua così io lo faccio richiudere. E ti sono avvertito. Ma non mi pare che Pappino la peggio, guarda la peggio. Sembra che me ne sono uscito e io si sta a dire tutta la giornata che ce ne va a sentire stupidaggine da solo, non sono uscito per niente. Lascialo perdere, Giovanni, per il bene nostro lascialo perdere. Ma sì, ma si manda in fa cucina quelle che se ne esce
se me no, non è. Appunto, lascialo perdere, ti dico, che io risarci che ci stiamo tutto io in Zimbra. Ma a proposito, fammi dire una cosa. Ma Romoletto nostro lo vogliamo conoscere? Sì, mamma, è che veramente. Giovanni! Sì, mamma! Vi qua! Ciao, mamma! Guarda, ciao, guarda mamma. Un po', si abbelliti pure qua sti che lo parte, guarda un po'! Ah, bravo, bravo! Ciao, mamma, buongiorno! Come mai, Jack? Ma ti fa niente detto che ci avevi invitato per lo battasso? No, perché se vorresti quasi che mi fa piacere che proprio me lo voglio. Ma no, ma figurati se non mi fa piacere. È solo che... Beh, ti aspettavamo per sabato. Io sabato a mamma che davamo fastidio, che oggi è mercoledì e sabato è tutto. Mamma mia, cercate di capire. Voi potete venire anche quando vi pare. La casa nostra è pure la vostra. Per forza, ve l'avevamo margalato noi. Essere, tu parale, guarda, Oh mamma, ma perché la fa così? Perché la fai sempre così? Ma perché che so dato? Non è forse lui che voleva margalato in parte per lo matrimonio? Ninguno vuole. Vedi, quando ti fa comodo l'hanno fatta in Zimbra. Questa casa è la meglio, sono calatiera, se proprio vogliamo puntualizzare. E poi faccio tutti finti che non malatti niente, che questo non si può stare mai zitto. Ma ti vuoi pure che dici una stupidaggine del genere? Zitto, Romolo, che poi la paghi, muto. Questo è dell'io quando ti dico di mamma, te l'hai visto o no? Teresa, per piacere, non allunghiamo questo discorso. Oh mammi, papi, cercate di capire, noi stiamo attraversando un periodo un po' difficile, tenere il battesimo da preparare, Romoletto nel do. Papino, ma che fate papi? Eccolo qua, papi. È quello che ti stavo a dire prima, figlio mio, lo medico adatto che è venuto quella malattia tedesca, com'è che si chiama? Che con un nome strano, Zmerla. Ma che la sai? L'essere quella, quella malattia brutta, che mo ci sta, mo non ci sta, e più le volte che non ci sta, che quando ci sta, insomma, qua. Ma allora papino ha peggiorato a sé? No, lo peggio da ancora di me. Ha detto che più passa il tempo e più non se ne accorderà di niente. Ti mi dispiace, ma che è pericoloso? No, pericoloso no, ma perché... Diciamo, te che ci stinghi, che lo curo come un bambino, gli spiane la strada, come possiamo perdere, siamo per tutto merito mio. Comunque, oh, io sono tutto per Romoletto, ma chi è sta storma che non dorme? No, mammina, non dormo per niente, Romoletto. E perché non mi chiamavi? Perché se tu mi chiamavi, figlio mio, ti davo subito la soluzione. Anzi, ma non è che questo non va, ma le tiro là, corro alla piedi e lo conosci subito. Ma no. E dai i pigli che io appena lo vedo, ma già le vado. Mammina! Cazzo, vada qui, mamma! Mammina, noi stavamo a pensare. Ti passa a pensare? No, mammina. Da quando ti passa a pensare? Se sto pensando sempre io, pensavo, non ti ho fatto pensare mai. Ci sono spianate la strada, manco una prega dentro il cazzo. Ma ti passa a pensare, ma non mi lascio dispiacere, che io sempre le soluzioni, ce le ho sempre per te. Già, guarda un po', già si è capito tu, qua ci vuole una baglia e ti ne porlo un nome, sta a posto, tutta la soluzione c'è. Mamma, sta ecco già. Però ecco già abbiamo male, ma chi è che sta a scrivere? Buongiorno signora. Ecco qua. E questo chi è? Questa è la baia che già sa ecche. E chi l'avesse capata, se andava? Mammina, il dottor Rispoli è una ragazza fidata. E a me invece Giovanni mi pare per niente adatta. Scusate, io non conosco la signora e non faccio manco chi è. Però se non so gradite me ne pozze pure a rire. Mi senti che c'è? Non le senti che c'è? Ma guarda, non le sa che so io. Ma allora, signorina, non mi presenti, io sono la mamma! E mammina, Signor, scusate, ben ne sapete. E a voi che co' auguri? Va bene, lasciamo aperto. Okay. Lo bardasce dorme, ha mangiato. E mo' sta pure bene tranquilla.
meno male. Ci sta solo un problema però. Che succede? Che tenga sta tranquilla pure e che la società è in gestione. Quindi signora, arrivederci. Ma no, arrivederci. Ma tu avvi, no, aspetta. Snai, demo, ma fatti calma, che sta solo, ma non ti fa prendere l'agitazione, ci sto io qua. Mamma, tu sei una disgrazia, ecco che sei, una disgrazia. E lì. Muto! Muto! Non parlare, stai zitto. Tanto ci serve che parli di tutta la sala. Allora non capite, ti devi stare muto. Io ti volevo domandare solo una cosa. Io ecco. Appunto. Questa è la dura realtà. E che purtroppo ci tengo a pensare sempre io, solo io a te. È bella falufur, forse anche della. Dai da sfasciare la valigia, veloce allora. Cosa sfasciò? Dai, veloce, tu sotto al ponte dalla scisna che vedi, ti devi stare zitto! Scusa, guarda, Francesca, scusa, mi dispiace, non ci fa casa, ma quelle si dico mai. Scende signor però. Ma che signore? Ma chiamami Teresa, dai! Va buona te la dico. Ma appunto te ne cai scindi è che solo per farvi un piacere, perché la famiglia mangia manco il pane. E soprattutto per venire che se la lasciate una bardascia che pochi giorni della vostra. Scende le sacce, guarda, e tanto grazie a sì per sta cosa. E allora facciamo a cuce, ne mangio una volta fa otra. Ma può essere che da quando stingo da andare a sta casa già ne sono visto un po' troppo le persone che parlano? Francesco, tu hai ragione, ma quelle le genitore. No, le genitore di un bardascia sono di voi, quelle le nonne. E se voi sta ecco, e se volete che ci stingo pure io che facesse le nonne. Francesca, vuoi verità? Quella è la socia! Teresa, amore mio, non bianca e mammina, eh! Gioca, tu non mi fino un bello piacere di parlare a me, va bene? Ma se stessi succedendo una cosa, è quale che mi tiro latte? Te l'avevo detto che avevo letto che aveva bisogno di un latte! Chi? È Vittorio, pure mi dice Vittorio, vero? Aspetta. Ma quanta fede no, te lo stinga a perdere. Ma quanta ne teniamo uno che c'è nato, che si chiama Romolo, anzi, Romoletto. Ma guarda un po', e quando l'avessi deciso tu vostro nome? No, perché io ne sapevo niente, si dico mai. O te vedi non mi fa perdere la pacienza, che se no ci sarà un buon posto battesimo, Io non vuole essere niente. Perché non so se una volta è donato, ma lo guardasse vostra nato, state là e dorme. Come può essere che non un nome? E stiamo a decidere. No, avevamo deciso. Cioè, ora facciamo una bella cosa. Mo vai di là e vai a vedere se Vittorino, Romoletto. Va buono, se lo guardasse vostro dorme e da fumo andrà alla casa all'atta all'amica, io almeno li saccio come si chiama. Però a te? Sì, se come no, di forza ci arrivo. Giova, sta storia la tenere la sopra, guarda, non saremo più. Va bene Teresa, amore mio, ci parlo io con mammina, gli dico che non si intrighi più di questa faccenda, va bene? Ma per davvero, stai scendendo, va? Oddio, guarda, è l'ora, non ci posso fare. Però Teresa, Teresa, stiamo a sentire, pure tu da parlare con mamma, i dadici che fanno passare fino a reggio. Ma non ti preoccupare, mamma. Da quello quando sarà non vengono un ma divide Teresa, ma ci volevo tanto Teresa, ci evitavamo tutte queste discussioni inutili e poi vedrai che anche i miei genitori saranno contenti. Beh, oddio, le mamme te lo vedo sì. Dai, però. Allora, le vedi che se tu non esci, sentendo, perché mammina non avesse a essere contenta? Beh, perché Lucita si chiamava con papà, ecco perché. Come padre? Ma se voi dite che è un uomo, lui non! Sì, ma non è papà mio! Non ci va mai l'idea che ci parli tu che mamma te! O te, ma io ci parlo solo per un discorso della balia, solo per quello! Ah, ma allora me lo schifo apposta, guarda! No, che mo basta, quando finite! Ma guarda, Giovanna, mo basta di figli! Che ne puoi decidere sempre tutte cose tu? Oh, ma lo vedi tutto e tu, ma che te crede? O te, se ti sto detto che la finita che fa troppo! Ma che sta succede? Mish! Non è roba che ti interessa! Vieni là! E ce l'avete chiamato! Venite! Non è roba che ti guarda male! Ma prima sembrate che mi stava chiamando! No. Ma non ti vergogni, li trattate come una serva e la purella! Perché chi è? Non è forse una serva? Lo bardascia ancora dorme, per fortuna!
Però è strano perché sono da strelli e dumite. E dopo sapete che succede che sta svoia e ci ho dovuto annazzicarle perché io mi distingaia da casa mia. Ecco, li viste? Li fate scappare un'altra volta! E lì sono state, mo! Ma sì, ma tu vita strellini! Ma casomai sei state tu, figlie! Ma non ho capito, non ci potevo permettere di perderla la baglia! Dai, muovete! Gliemela a chiamare, cammina! Gliema, gliema! Oddio, la gola! Ma tu guardi! Indra, dai! E sicuro? Michele ci caccia un'altra volta? Ma no, ne li viste che e non si può mai sapere, sta così arraiata! Sì, quando mi è dispiaciuto. E io non so capito perché sta arraiata, ma perché sta così nervosa! Ma alla fine lo guardasci non è che se ne esce, sembri ricco, anche le fomole! Ma ti guardasci qui, Ed! E che non ti piace? Se ne andiamo un mese! Come fai che gli fanno una briachessa? Ma tu piuttosto che tempo vuota! E sarà scherzato, mamma! Non c'è aria per scherzare, che li vesti! Comunque, andiamo a controllare se c'è manca qualcosa dopo il pranzo. Ma tu hai capito che il genitore di Teresina e quello di Giovanni sta tutto qui indietro? Secondo te, io quando sono donna, che può succedere? Le spara! Che le fuoco artificiale! Ma nulla a mezzo però! No, mamma, io non mi metto in cantone con l'arbusto! Ti ragione, la fiammi! C'è l'arbusto! Mi tengo allontanato da noi, mi tengo al cosa. Veramente la cosa più mifus che mi allontanessi così. Però se io non mi faccio una pennichella, io non sto bene. Non me la faccio. Se, sempre con questa gelosia matta. Non mi fanno lì che se fai un bandetto. Non mi fanno lì. Basta, falla finita. Che da un po' che sono un bell'ombre, cioè, ma le mani fammele, non me le posso fare io, e se che fa, fa una cosa, archiamo soltanto quando è pronto a mangiare, almeno soltanto in un momento, e resta, sta qui. Ciao Romolo. Mi chiamate? Sono tutto come uno che mi diceva, Romolo. Buonasera. Ma tutto ancora? Ma quanto sono? Scusate, ma che ora è? Buonasera. Ma sono magnati? Non me l'accordo, sono magnati. Ma vedi? Ma avevamo magnato! Elisa! Non è in un mo sono da pila marchetta. Ah, ma che è ma che? Che mi affascina un po' di sonno, no? Un po' di sonno. Ce la faccio. Mi faccio sta lì. Oh, ma ti sta di giorno in sta casa, sparato tutto quinto. Ma tu lo sai del perché? Tere! Teresa! Ma! Il povero andavo! Ma quanto rete sta? Invece, ma proprio un bordo, ma che è? Cioè, sopresti me, ma sarà morto qua! Niente, non dà segni di vita, ma dorme! Ora no, come scappa, va? Luci! Ehi, Luci! Bimbo qua, dammi qua! Ma che vuoi? Fammi te parla, di qua! Ma come ci appelli, vattene, dammi! Ma che finché siamo te quando salta lì, vattene, vattene! Datti parla! Che vuoi, Vittorio, che vuoi? Che volesse volare, prego, non ci sono fatte a casa! Ma di questo che ci dorme sopra la porta? Ma certo che sono visto, beh, mi sei visto per... E tu, mi sapevi che c'era venuto? Ma chi, Vitto? Ma che fate su niente? Sicuramente avrà voluto prendere la salute della moglie, guarda. La moglie te lo metti? Ma perché tu non che la moglie lo metti? Ma lo metti che ci stava prima, guarda ma che ci sta, cari. Lo metti che ci sta, guarda prima, Vitto, la cagnata. Questo da che se andavo manco un po' da terra. Oh, santa preghiera mia. Santa lo cielo. Ma
abbiamo notato solo che ci stava il nostro consuocero, ci stiamo! Ma guascia! Forza, d'arraia la bontà, mi ti ha fatto un picchino! Vieni, sto mozzagata! E la forza ha portato, madonna! Provatele, sì, trova! Ma che te le ciurru... le ciurru... le ciabba delle lucche, che fa? Te le metti in gamba la corriera! Lasciala! Questo vittorio è un inizio di arteriosclerotico! Ma la cosa mi ha cambiato gli occhiali! No, questa è la cocciche! Romola, vedi tu male che le Romola ha detto! Eppure mi sembrava il consuocero! Tra suo detto, io... Povera Amanda mi fa, ma io cacchio che cappette, però io cacchio! Ah, è andata a Mariello, che sono tornato! Allora, io ti porto a grande aperta che ho preso, vieni! Ecco. Oh, Vittorio, parliamo di cose serie! Ma che stretto non ci fa mangiare noi, ma le capete? Ah, da come sono capete? Ma sono capete? Io lo sai che faccio? Con la mia fabbia le tutagliarelle che le faccio uno! Ma ci portiamo pure una racchia di porco! Bravo! E pure una cosa che si può fare! Abbondanza, abbondanza! Falla finita, Romolo! Falla finita! Lì te la vedi giù! Una mamma mangiata! Una mamma mangiata! Una mamma mangiata! Visto che non mi ci capisco quello che sarà, ti ho detto che lo metti, mi ha detto buonasera. Beh, a parte lo fatto che questo l'avevamo lasciato che dormava e l'avevamo trovato che dorme, ma se pure fosse che si avesse sviato e ti ha detto buonasera, e lo metti che è una persona educata, da salutite, no? Non capite niente, se mi ha detto buonasera vuol dire che è sera, quindi l'avevamo mangiato. Sì, droga, ma l'ho finito, mi piaceva, ecco. Allora, ma si chiama domanda l'asma? Bravo, bravo, domanda l'asma, se sta sbagliando. Dottor, permesso. Avanti, che consolata. Ma non mi dammo pare che abbussite la mano. Io ti faccio richiudere. Quando è vera la Madonna, ti faccio richiudere. Una tuzzolita di ciolo. Ma che me la chiude per qua? Scusate, dottor, una domanda. No, avevamo mangiato voi? Mi sa che mi sa fatto tanto. Sì, dai. Me ne tengo la io. Scusa. Ma che ordine? Mi sono dato a mai uno oggi e per ponerti tocca domani e sabato. Grazie lo stesso. Ma sì. Un incontro tra titani. Dottor, ma siete sicuro che siete buoni? Sì, tante grazie, tutto buono. Ma soprattutto, io che so? Qual è? Ci avevamo convenuto proprio bene. Pensavo che uno penso di te di stesso ti sei superato. Non posso dare niente, ma che la dici che è? Lascia aperto. E ti fatti più in giro pure dall'umagna e dormo. Allora sì, che è? Tu non vuoi sentire, io mi arbira per me, quello che so cosa fare. Bravo, bravo, tante cose si è fatto, magna e dormire. Allora vado a magna! Basta! Ci siamo lasciati lì, ma dice, no, ma poi, che ti fa mangiare? Che ti fa mangiare? Visti che dono ti ha offerto un biscotto, un caffè, dimmelo. I visti che dono che andrà a vederti... Che la salsiccia, ma... Beh, signora Elisa, ci scendi e guarda un po' Michelina, la fiammi, è pronta a procurare tutto quello che serve. Pronta! Brava! Aspettiamo che arrendere le padrone e ci dicete quelli che tenete da preparare. Ecco appunto, che fine ha fatto, figlio della moglie? E ascite un attimo. Messina, corsa a rete prima... Non è vero, una corsa a rete a nessuno. Ma come no, signor? Sì, le prendo quando gli dico le parole a Francesca. Micheli, va di là, va a finire quando ti sci a fa crema. Oh, ma io non ci fa niente. Vai! Non ci facete caso, che quella la guaglione sta un po' confusa. Ogni tanto si perde. Ne sta tanto. Adesso dati, sì, sono dati. No, niente, niente. Guarda. C'è stato un piccolo disguido, ma mo che arriva l'ufia vostra, racconto tutte. Oh, e ve le tengo. Ecco le bellissime. Ma fate, ma fate io, guarda, è inutile, senza mai un risultato. Niente, ne mi risulta, niente, ne mi risulta, dopo tutto quello che mi sono offerto. Giovanni, fammi capire, uova di spati, di che sono a parlare? Niente, non ti preoccupare, non è successo niente. Oh, Giovanni, già mi stufite!
sono venuti ecco, non tengo la sapanina, che sono venuti a fare? Io ci faccio niente a vivere alla casa, ma buono, anzi, romoliamo, dai, forza, ya. Roma, ma che dormi, forza, ya. Dai, avanti, se sono venuti a pesci che mi moccicavo. Tu sei una pesci, tu sei una pesci, ma io. Che colpa so fatti per meritarmi un marito del genere? Dimmi, ma che colpa so fatti? Ma chi è sta signora che ci ingassa? Mamma, ma me ne puto la sta così. Povero papino! Povero papino! Povera mammina! Povera mammina che se la sopportano un cirrotolo del genere, amatevi. Se continua così, io lo faccio di più, anzi, direte di più. Se continua a cucire, lo patratello si la qui, manco una lacrima butto, manco una lacrima. Povero marito. Ma papà, papà. Te lascia aperto, non dici matti pure tu, perché sti tu non lo puoi capire, che io sono un tipo ancora giovanile, attiva. Ma ti arrangiare, me ne vedi quando è giovane, che te ne avrai 15-16 anni. Confronto a te sicuramente una giovinetta. Comunque ti dico una cosa, io maledico il giorno che mi cichivo. Maledetta a me quando mi sono citato. Ori, mamma la quasi me la porta il buono. Io me ne accorgo quanto ti sono conosciuto. Tu e la famiglia tua non te ne avete mai luce per piangere. Da poco conoscevi sta mamma e non avevo dovuto piangere più. Ah, da poco te avevate in pace. Te ne ascoltate? Altri tempi, caro mio, ero giovane e credevo di risolvere tutto. Mamma mia, però tu ti dà una calmata. Uè! Avaste, che mi stufi. Io mi calmo quando lo dico io, va bene? Oh! Sì, ma ci la Fabiana che a cui ci mandi Vittorio! Vittorio! No, mamma mia, no! No, mamma mia, non ti preoccupare, mamma mia, andiamo a dire... Ah, cacca, no! Ecco Vittorio, mi sei sfidato! Ma spavano un mese! Bella bianca e rascia dell'umore! Ma tu guarda un po' che bella sorpresa! Ma come mai? Qua veramente mi aspettavo proprio per sabato, domenica. Guarda un po', avevamo dovuto venire perché mio figlio ci ha chiamato che ci aveva bisogno di noi. Ma fin da po', ma come mai qua, Vittorio? Com'è mai? Noi stiamo qua per il battesimo di nostro nipote. Pure tu! E guarda che coincidenza, pure io! E come si chiama? No, ma adesso visto che la famiglia è tutta riunita, mo ci facciamo un bel brindisi! Evviva! Sì, sì, sì.